15,4 miliardi. Questa è la stima del valore delle attività agroalimentari controllate da attività criminali, un dato che rappresenta oltre il 6% del PIL del settore nazionale. Un'emergenza affrontata in una tavola rotonda ad Agriyang, l'iniziativa targata da Coldiretti Giovani Impresa che si è tenuta a Rondine, Cittadella della Pace. Un evento che ha visto la collaborazione dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare. Mafia è presente in tutti i segmenti della filiera agroalimentare, dalla produzione alla trasformazione, alla commercializzazione, al trasporto, alla ristorazione. E sempre più frequentemente si parla, anche in questo caso vale la definizione di mafia liquida, che come l'acqua cerca di inserirsi e penetrare dappertutto. C'è un fenomeno che si chiama Italian Laundering, dove la mafia non necessariamente è presente. Si può temere, sospettare, ipotizzare che ci siano presenze mafiose. Italian laundering significa che marchi prestigiosi dell'agroalimentare italiano vengono comprati da questa o quell'altra forza economica, poi svuotati di caratteristiche italiane, si sfrutta soltanto il brand, si sfrutta soltanto l'etichetta per così dire, ma sono capitali enormi che determinano questi spostamenti da una mano all'altra di marchi prestigiosi che sono la storia magari dell'agroalimentare italiano. E non sospettare, non temere che possano essersi anche soldi non propriamente di buon odore per così dire. Il fenomeno delle agromafie, il fenomeno della criminalità organizzata dietro a settori produttivi dell'agroalimentare sono ben chiari. Fenomeni di poca trasparenza o di prodotti taroccati sparsi all'interno dell'agroalimentare aretino ce ne sono diversi. Denunce ci sono state anche di recente, come avete visto, aretine e toscane. E quindi noi vogliamo, più che andare a trattare i dati, che sono sì importanti, ma soprattutto cercare di prevenire quello che è un'infiltrazione poco chiara all'interno del sistema agroalimentare.